Davide Tabarelli, una delle parole spesso usate da Gaetano è ricerca. Innovazione, tecnologia, dunque diciamo due o tre cose che anche dall'intervento di prima ho sentito. Prodotti, competizione, ci sono delle regole, a me piace ultimamente ripercorrere la storia economica, non solo d'Italia, della recente crisi, ma avere una visione più lungo termine, cioè ricordarsi che ci sono delle leggi che valgono sempre nella storia dell'uomo, non solo della nostra economia, ma di sempre, cioè che facendo dei manufatti a più alto valore aggiunto si riesce poi a creare ricchezza. Questa è una cosa fondamentale che vale da sempre per tutta la società civilizzata. L'Europa è una l'area del mondo più avanti come democrazia, l'Italia è una parte fondamentale, anche se è molto frastagliata, grande differenza, Nord Italia messo bene, Sud povero, Nord Italia dove vediamo si fa grande innovazione e ricerca. L'Europa però ha bisogno di quello che manca per la prima mondiale, della domanda interna, perché non si può vivere di solo esportazione. Per noi in macroeconomia si insegna che una parte del PIL è l'esportazione, ma quello che ci vuole, la parte più importante, è la domanda interna. E di questo hanno bisogno certi posti dove c'è la povertà che sta aggredendo in maniera come non è mai accaduto nella storia di questi posti. Penso, dove vengo già raccontato, da Gela, dove c'è stata un'industrializzazione violenta negli anni 50, che adesso però è come è stato violento l'arrivo, è stato intenso l'allontanarsi, ecco lì manca proprio fare le cose basilari, che lì si facevano delle benzine oltre che la petrolchimica di base, le andiamo a prendere in India perché costa meno e così via. Però niente, lì l'ENI ha deciso di fare la ricerca, fece la ricerca sulle alghe per fare i carburanti di seconda generazione che poi non funziona, insomma sono molto grandi. Adesso sta facendo la bioraffineria, in sostanza però tiene 400 operai dei 2000 che aveva una volta, e la benzina le fanno all'est, cioè le importiamo dall'est. Un'altra parola che ho sentito prima su cui mi piace questa comunione, che potrei ricordare la comunione che ho fatto in seconda elementare, però quello che c'è, che la politica industriale, il PD, che spero che Gianluca ne accenni, cioè questo è un paese ricchissimo, e dico troppo ricchissimo di tutte le differenze, gli scontri, guerra civile, guelfi, mischia di Ghibellini, da sempre questi scontri, addirittura dalle guerre puniche, no? Anche dai tempi di molto precedenti, insomma, grandi conflitti ma grandi risorse. Manca la volontà di fare unione, comunione di obiettivi, che noi forse abbiamo avuto subito dopo la seconda guerra mondiale, grazie anche al PC, scusate, al DC, si deve fare un sistema per fare delle politiche industriali, perché 20 anni fa io non le ricordo neanche una di politiche industriali, ho seguito una di quelle più importanti, è stato quello dell'energia, però insomma è molto difficile. Allora, se riusciamo di nuovo a fare il sistema, poi ci sono alcune leggi fondamentali che sono quelle della ricerca e dell'innovazione, poi insieme però risolvere i problemi della domanda interna, come dare le possibilità ai consumatori italiani di riprendersi le macchine, di riacquistare la casa oppure di ristrutturare quella che hanno, per rimettere in moto la domanda degli infissi, dei vetri, dell'auto, dei pneumatici, dei vestiti, se vuoi, che va bene ovviamente il medicale, certo, tutte queste cose qua, insomma, per il mercato straniero. E pertanto io quello che auspico, politiche industriali di cui parliamo sempre, però riportare al centro quello che mi ha chiesto Davide stasera, di far vedere la solita figura, no? Che mi è piaciuta molto, è molto semplice in realtà per gli economisti, che fa vedere la quota del PIL dell'industria. Da noi eravamo intorno al 24% del PIL tipo 15 anni fa, adesso siamo scesi al 18, e questo è tutto impoverimento. Questo è un 10% in meno del PIL italiano che non è stato sostituito da qualcos'altro, da nuove idee, che ben venga l'auto, la mobilità, lo spaziale, il biomedicale. Però tutto, lo dico all'interno
del PD anche, cioè tutto questo fascino per la green economy, ad esempio, che conosco bene, ecco, sono delle distrazioni dalle leggi fondamentali che il manifatturiero, dove si fa il valore aggiunto, questo lo dico, anche questa è una legge fondamentale che però dentro la politica deve essere riconosciuto e rinnovato, ridetto, che la ricchezza, come questi imprenditori dimostrano, va distribuita, ma prima va formata, la formazione della ricchezza si fa con le fabbriche, dove si fanno i profitti, dopo i profitti vengono tassati e vengono distribuiti alla collettività, oltre che all'impresa, dopo aver pagato magari profumatamente i propri dipendenti perché fanno gli straordinari, però la fabbrica dobbiamo ricordarci di nuovo, che poi ce lo siamo dimenticati con altre idee, con altre rivoluzioni, ci ha dimenticati questo fondamentale, cioè che la ricchezza si fa con il manifatturiero.